È partito proprio da oggi questo weekend blindato dopo l'ordinanza del sindaco Masci. Certo Paolo, dicevi bene tu, perché il sindaco Carlo Masci ha firmato proprio ieri una ordinanza che prevede per oggi e domani dalle 15 alle 22 il divieto di stazionamento sia in piazza della Rinascita, cioè piazza Salotto dove ci troviamo in questo momento, che in piazza Muzzi e in piazza Sacro Cuore. Il provvedimento si ripeterà con le stesse modalità nel weekend di Pasqua. Si rischiano sanzioni che vanno da 400.000 euro. Il provvedimento ricalca quello che era stato adottato nel secondo weekend di febbraio, quando Pescara era in zona gialla. Ora che la città è in fascia arancione e con gli esercizi commerciali aperti, si gioca di anticipo per frenare eventuali comportamenti scorretti che potrebbero rendere vani i sacrifici fatti fino ad ora e che hanno portato ad una riduzione dei contagi. Altri sorvegliati speciali saranno il lungomare, la spiaggia, le aree verdi e i parchi, che in città sono stati riaperti da lunedì scorso. Sono impegnati nei controlli polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia locale, e con Diego Martelli abbiamo incontrato diverse pattuglie che stanno verificando se le persone che sono in giro, come vedete nelle immagini in diretta, c'è molto movimento qui in centro a Pescara, ci sono molte persone, anche perché la temperatura è mite e quindi ci sono persone che non hanno voluto rinunciare alla passeggiata serale. Per quanto concerne i contagi, dal report della Assessorato regionale alla sanità emerge che oggi in Abruzzo si registrano 348 nuovi positivi al coronavirus, di età compresa tra 6 mesi e 101 anni, su 6.452 tamponi molecolari e test antigenici eseguiti. 109 positivi in provincia di Chieti, 98 in quella di Teramo, 95 in provincia dell'Aquila e 39 nella provincia di Pescara. 2 le persone decedute, 51.794 i guariti, cioè più 383 rispetto alla giornata di ieri. Questi, Paolo, alcuni dei dati del report quotidiano, quello che, del quale diamo conto ogni giorno e che viene reso noto dall'assessorato regionale alla sanità. Avevamo già anticipato, la collega Marina Moretti aveva anticipato alcuni dei dati anche nel corso dell'edizione delle ore 14. Se non hai domande, Paolo, io ringrazio Diego Martelli e ti restituirei la linea.